Dario Parascandolo e Laura Trivillini del duo vastese I Malati Immaginari negli studi di zona locale per parlare del loro recentissimo concerto a Pescara presso il Circolo Arci Futuro Imperfetto. Allora, noi abbiamo suonato a Pescara al Futuro Imperfetto Circolo Arci sabato 9 aprile, è andato molto bene, abbiamo fatto una bellissima data sold out, anche perché il concerto per noi al Futuro Imperfetto rappresenta sempre un evento, perché è un locale che ci ha sempre supportato, sostenuto, anche durante la zona rossa, durante il lockdown abbiamo avuto una collaborazione con loro per partecipare a un flash mob che si chiamava Ultimo Concerto, in collaborazione anche con artisti come Marlene Kunz, Subsonica, Manuel Agnelli, Pinguini Tattici Nucleari, insomma era un bel roster, e abbiamo partecipato a questo flash mob insieme al Futuro Imperfetto durante la zona rossa. Lì abbiamo avuto le nostre prime uscite nazionali sul Rolling Stone, l'abbiamo avuto sul Messaggero, sul Centro, insomma tutta la stampa sia di settore che la stampa generalista nazionale. Quindi ogni volta che andiamo al Futuro Imperfetto organizziamo sempre un qualcosa di diverso. Questa volta abbiamo organizzato un reading di poesie scritte da me e Laura e recitate dalla nostra Sara Pancio, che lei insomma che spesso ci dà una mano in questo tipo di eventi. È andato molto bene, sold out, la curiosità era tanta e l'abbiamo soddisfatta tutta. L'esibizione live è sempre molto emozionante, perché poi è sempre l'una diversa dall'altra, diversa dalla precedente, diverso il locale, diverso il sound, diverso il pubblico. Per quanto riguarda noi ci emoziona tanto prima del live, perché c'è sempre quella tensione, quella emozione, arriverà gente, non arriverà gente, suoneremo bene, eccetera. Poi in realtà una volta che si comincia a suonare poi è tutto naturale, perché il nostro lavoro ed è l'unica cosa che poi di fatto sappiamo fare. Ci emoziona tanto quando abbiamo un'ottima risposta di pubblico, quindi posso dire un applauso o il fischio o un bravi, oppure che dopo aver suonato per 2 ore di fila non riusciamo a guardarci in faccia perché c'è la gente che ci avvicina. A volte succede, anzi è successo anche sabato, ma succede spesso, quindi è sempre molto emozionante ed è fondamentalmente è quello che ci manda avanti, continuare questo percorso sempre con più energia. Sì.